stato, tanta l'accoglienza, un ringraziamento da parte del Ministro Delrio per l'ospitalità ricevuta, ma un ringraziamento della città di Senna a lui per l'impegno per la nostra città. Beh sì, insomma, speriamo che queste promesse siano mantenute, i tempi soprattutto siano rispettati. Io ho chiesto al Ministro anche un intervento d'urgenza, ecco, per i problemi contingenti, ecco, non soltanto questo impegno a più lungo termine, che chiaramente sarà portatore di risultati importanti, perché con l'elettrificazione del tratto Roccaravindola-Isernia e poi Isernia-Campobasso, insomma, si efficienterà sicuramente il servizio, sarà possibile utilizzare nuovi convogli, sarà tutto molto più rapido, efficiente, e sicuramente il nostro isolamento sarà meno pesante rispetto all'attuale. Noi purtroppo soffriamo di emarginazione, nonostante siamo un paradosso, siamo una regione che confina con le più grandi regioni del centro-sud, siamo sulle direttrici della capitale d'Italia, del capoluogo partenopeo, siamo lungo le grandi direttrici, però poi c'è la contraddizione che all'interno della nostra regione non abbiamo un treno che ci porta sul mare Adriatico, che è il nostro mare, il mare in cui affaccia la regione Molise, quindi è una regione che soffre di queste contrarietà. C'è stato un lungo periodo, diciamo, di scarsi o quasi nulli investimenti. Adesso questo è un segnale di incontrotendenza, noi lo apprezziamo, però vogliamo, ecco, che i nostri pendolari non debbano soffrire più percorsi lunghi, insomma, interminabili, che per coprire 250 km ci si rimettono anche 6 ore, questo è veramente pazzesco in un momento oggi come oggi. Vogliamo che non si debba più sgomitare il fine settimana per prendere un treno per Roma o per Napoli per trovare un posto. Vorremmo che il famoso binario 20 bis, a cui anche il Ministro ha fatto riferimento, alla stazione Termini, per i molisani non rimanga vorremmo che diventasse soltanto un triste ricordo. Insomma, tutte queste cose vuol dire efficientare i servizi, migliorare immediatamente, fare anche degli interventi urgenti. Su questo noi ci speriamo molto. Sindaco, ha parlato di investimenti importanti, parliamo di 30 milioni di euro per la città di Senna. Sì, per la linea, insomma, 30 milioni, 30, è un investimento veramente molto importante. L'elettrificazione della linea da Roccaravindola qui a Isernia è un tratto basilare, è fondamentale, credo che siamo alle porte del Molise, quindi noi è la porta d'accesso al Molise per la linea ferrata, quindi è un investimento molto importante, finalmente arriva. I soldi mi assicurano che ormai ci sono, non sono soltanto annunciati, quindi i lavori, come diceva anche l'amministratore delegato di RFI, dovrebbero cominciare tranquillamente nel 2018 e noi ci contiamo. Per quanto riguarda l'area stazione, il piano ferroviario e tutta l'area che poi in effetti vogliamo immaginare come arredo urbano? Sì, voi sapete benissimo che il Comune di Isernia ha acquistato da Sistemi Urbani, che è una delle società delle Ferrovie dello Stato, ha acquistato una parte dell'area della stazione. Su quella parte dell'area della stazione noi abbiamo immaginato, con un progetto che è stato ormai esecutivo, noi abbiamo già affidato i lavori, nel senso che siamo in ritardo per via di qualche ricorso che c'è stato e ha rallentato tutto l'iter burocratico. Ecco, abbiamo stato anche validato da pochi giorni il progetto, quindi diciamo che entro fine mese cominceranno addirittura i lavori. Ecco, sarà un parco al centro della città, fruibile da tutti i cittadini, un'area degradata che diventa un'area invece di socializzazione, di frequentazione, dove andranno ragazzi a giocare, insomma. Noi speriamo, perché è un punto strategico, quindi riqualificare quell'area diventa veramente molto importante, speriamo di poterlo fare.